la chiarezza, cioè l'intendersi bene su cosa si intende per chiarezza, ci ha aperto molti, molti spunti interessanti. Quindi la chiarezza non è solo dire, ok, tuo fratello ha la sindrome di Down, è ipotonico, ok. Ma questo significa che, per esempio, dovremmo in qualche modo renderci conto che una bella escursione lunga di una giornata in campagna potrebbe portare dei problemi se non si cerca un adattamento originale. Quindi questo aspetto effettivamente è una miniera di riflessioni e di dubbi da sciogliere poi con le famiglie, perché è nel momento in cui si lavora davvero sulla vita quotidiana, sulla famiglia praticata, sono pieni i racconti delle famiglie di questi momenti in cui noi intuiamo che tanto chiara la comunicazione della diagnosi di fatto non lo è, ma non lo è a volte anche per il genitore, perché c'è ancora una tendenza a lasciare poi solo la famiglia, cioè la diagnosi viene comunicata, quindi con tutta la chiarezza, e quasi sempre si intende per chiarezza una descrizione medica, nosografica. Però manca alla famiglia qualcuno con cui riflettere appunto sul che cosa significa. Ecco, quindi tanto più entro nel concreto anche del riflettere su queste problematiche, tanto più in realtà vado a salvaguardare, a discapito invece del lasciare fuori. Molto spesso le famiglie evitano di parlarne, evitano di discutere delle problematiche, pensando così di proteggere il fratello o la sorella dalle preoccupazioni. In realtà, se noi rimaniamo dentro a quello che abbiamo detto fino adesso, no? È tutto il contrario, tantomeno ne parlo, tantomeno ho una gestione pratica condivisa, tanto più rischio di lasciare il fratello e la sorella solo, nei pensieri, nei dubbi, nelle preoccupazioni, Cosa? tanto più io implico con un atteggiamento problematico nel vivere quotidiano, tanto meno appesantisco in realtà il carico delle preoccupazioni, ma fornisco un modo per pensare al fratello con disabilità. Tanto più invece lo tengo fuori, tanto più rischio di alimentare una dimensione in cui il fratello e la sorella vedano anche una generica tristezza, preoccupazione nel genitore, perché questo comunque la si sente, la si percepisce, non si può salvaguardare un proprio figlio da un sentimento che si prova in quanto genitore. Diciamo che qui si apre un po' il rischio che, chiamiamolo il figlio sano, percepisca che questa salvaguardia va di più a mostrare ai suoi occhi che il fratello disabile gli ha rubato il genitore. Significa un emulare i genitori, quindi essere tanto più il fratello, la sorella, sono dei genitori in miniatura nel prendersi cura del fratello con disabilità, tanto più sono adeguati. Oppure per adeguatezza io intendo vedere in effetti una relazione di tipo fraterno, che è quella che si gioca nella complicità o nel conflitto, nel divertirsi assieme, nel consolarsi, nello spalleggiarsi, nell'essere una sorta di anche squadra, anche nei confronti del genitore. Quindi questo è interessante perché anche questo è un altro aspetto che incontriamo nelle famiglie, dove spesso da parte del genitore vi è un vedere il figlio normodotato adeguato quando di fatto diventa una sorta di vice genitore. E il vice genitore quindi che tipo di relazione andrà a mettere in atto nei confronti del fratello? Di colui che insegna, di colui che sgrida, di colui che spiega Controlla, come fare. dà istruzioni. E questo noi lo vediamo essere una modalità acquisita spesso anche da fratelli minori. Quindi non lo so, disparità nel quante volte io devo buttare fuori la spazzatura, disparità nel, non so, nel quante volte mi è permesso di decidere io quando guardare la televisione, lui di più, io di meno. Ce ne sono tantissime di queste situazioni che si accumulano nella storia del fratello e dei fratelli. Quindi che tipo di interventi, che tipo di modalità, quali sono gli snodi, quali sono gli orientamenti che possono aiutare a creare vicinanza e non invece lontananza, che rischia di esserci se c'è questa discrepanza fra questi sentimenti opposti. E tornavo un po' anche al discorso di prima, che cosa caratterizza la vita di mio fratello con disabilità? Tanto più la vita del fratello disabile, della sorella disabile, è caratterizzato principalmente da una dimensione difettologica, di aggiustamento, tra virgolette, del difetto, di terapie, di ambiti educativi, terapeutici, assistenziali, tanto più risulta difficile andare poi a coltivare e intervenire invece in una dimensione
quotidiana del fare assieme. Stiamo parlando del fratello disabile e del fratello normodotato, ma indirettamente stiamo anche parlando che tipo di immaginario sta coltivando anche la persona disabile di sé su di sé. Vedete come le due cose tornano. Quindi, altra cosa, per stare assieme, come abbiamo detto, non basta stare assieme in casa o fare le cose assieme, ma riflettere su come concretamente organizzarci nel fare queste cose nel rispetto delle singole regionalità. Altro grande tema è quello della vergogna e della solitudine che spesso si genera anche attorno alle famiglie quando c'è un figlio con disabilità.